cresce l'attesa per la finale degli europei di calcio, anche l'Aquila è pronta a tifare per gli azzurri domani sera. Molte attività commerciali anche in centro storico si sono organizzate per allestire dei televisori e permettere alle persone di guardare insieme la partita, anche se non sono pervenute richieste particolari di montaggio di maxi schermi. L'attenzione è alta perché ancora non si è usciti dall'incubo del Covid e ciò significa che le precauzioni devono essere ancora massime. Per questo c'è il prefetto di Chieti che, come è noto, ha vietato l'uso di maxi schermi nelle piazze. La presenza di molte persone fa rima con ordine pubblico da gestire. La questura dell'Aquila, come sempre, è molto attenta di fronte a questi fenomeni e mette in campo tutte le azioni possibili, come fa con la Movida, per permettere alle persone di divertirsi senza esagerare e creare assembramenti. Noi avevamo già in atto dei servizi antimovida che erano previsti e quindi per l'occasione abbiamo provveduto soltanto a rafforzare i servizi già esistenti. Quindi c'è stata già una riunione di comitato presieduta dal signor prefetto con le altre forze di polizia, dove abbiamo concordato di rafforzare in maniera interforze proprio i servizi antimovida che per l'occasione serviranno anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, anche se non abbiamo avuto perlomeno sull'Aquila delle richieste palesi di montaggio di maxi schermi o di particolari assembramenti. Potremmo avere occasionalmente dei raggruppamenti nei locali che attrezzeranno sicuramente dei televisori, ma noi saremo presenti e pronti a intervenire nel caso in cui verifichiamo che c'è qualcosa che non va. Tra le varie iniziative per omaggiare la nazionale azzurra per tutta la giornata di oggi all'Infopoint della Fontana Luminosa c'è l'esposizione di maglie originali autografate di giocatori della nazionale dal 1986 ad oggi, messi a disposizione da un collezionista aquilano.